Proseguono in Sicilia i corsi di formazione permanente continua per i giornalisti. Ieri il Castello Chiaramonte di Favara è stato la sede che l'Ordine regionale dei giornalisti ha scelto per l'incontro dal tema cronaca giudiziaria e informazione. Nella sala del collare massiccia è stata la partecipazione dei giornalisti che operano nella provincia di Agrigento. Prestigioso il tavolo dei relatori con il vicepresidente dell'Ordine, Teresa Di Fresco. Anche questo un grande successo. Come la vedete voi la formazione professionale? Sta riscuotendo un buon successo, anche voi che la vedete a livello regionale? Credo che noi siciliani siamo quelli che abbiamo fatto, se non il maggior numero di incontri, ma sicuramente siamo proprio al top della quantità e, lasciateci dire, anche della qualità. Non ci possiamo lamentare assolutamente proprio degli incontri svolti, e ancora ne svolgeremo, perché tanto ormai è formazione permanente continua. Ma quindi ogni anno ci saranno degli incontri, cercheremo di mantenere sempre la stessa cadenza. Qui diciamo ad Agrigento almeno due in un mese, due incontri vengono fatti. Cerchiamo sempre di toccare, ed è quasi un obbligo, tutti gli argomenti che interessano la nostra professione, dalla deontologia allo sport, alla cucina, anche perché no, insomma, tutti gli argomenti che noi trattiamo. La religione, che abbiamo anche già trattato una prima volta, ma è chiaro che nel corso degli anni dovremo ripetere comunque alcuni degli incontri che abbiamo fatto, perché sono di interesse comune e perché non tutti ovviamente sono intervenuti, hanno preso parte a questi incontri. L'avvocato Nino Caleca, che ha parlato del connubio tra la professione dei giornalisti e gli aspetti giuridici a cui gli stessi sono soggetti. Avvocati e giornalisti, anche dal parere europeo, hanno piena libertà di pubblicare. Sì, i giornalisti sono considerati dall'Europa coloro che devono creare la nuova opinione pubblica europea, che viene considerato, come dire, l'unico momento di controllo rispetto ai nuovi poteri istituzionali, economici e giudiziari che stanno nascendo in Europa. La libertà del giornalista è finalizzata appunto a costruire questo cane da guardia dei nuovi poteri. Non tutela più un diritto individuale, ma un interesse, un diritto collettivo, il diritto ad avere un'Europa libera e informata. Nella sua relazione ricordava che in Italia, probabilmente come in qualche altro stato, esiste qualche altra scuola di pensiero che magari sta prendendo anche piede. Sì, si vuole in qualche modo limitare questa libertà. È ovvio che ogni giornalista libero come dire, può creare problemi al potere politico, ma anche al potere giudiziario. È stato sempre il sogno della politica, oltre che spesse volte della giustizia, limitare questa libertà, limitare questo grande potere. Ma nella nuova democrazia, nella democrazia mediatica che sta nascendo, è come voler fermare l'acqua del mare. Non è possibile. La libertà è sempre più totale per i giornalisti. Per quanto riguarda la libertà, da dove inizia, fin dove può arrivare? La libertà non deve avere limiti. La libertà può essere per singoli, per alcuni momenti, come dire, leggermente compressa, ma devono essere momenti specifici, determinati, e che siano appunto momenti, perché poi la libertà deve espandersi nella sua pienezza. Anche il nostro codice di procedura prevede momenti di segretezza, ma sono momenti appunto che possono durare al massimo 20 giorni. Di deontologia professionale invece ha relazionato il noto giornalista Franz Lapaglia. I giornalisti devono rispettare le carte deontologiche. Sì, devono rispettare le carte deontologiche, e soprattutto di fronte a un articolo 21 della Costituzione che dice che la stampa non è soggetta a censura, dovrebbero utilizzare l'autocensura, cioè valutare di volta in volta quello che succede e cercare soprattutto di rispettare nel raccontare i fatti la dignità delle persone coinvolte. Presente per l'amministrazione comunale il sindaco Rosario Manganella.